In questo video, Williams e Albon un binomio perfetto. L'ala anteriore della W14 ha dato alla Mercedes ottimi spunti e il regolamento tecnico sulle Power Unit 2026 potrebbe essere modificato. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna ha visto i colori inglesi alla ribalta, non solo per la coppia Norris-McLaren giunta sul podio, ma anche per una Williams che ha ben figurato conquistando un prezioso arrivo a punti. Il venerdì Alex Albon era stato in grado di concludere la prima giornata di prove addirittura al terzo posto, dando indicazioni che avevano lasciato grande fiducia all'interno della squadra, con la consapevolezza di avere una vettura che si sarebbe potuta giocare un arrivo nella zona punti. Partito ottavo, il pilota della Williams è stato tra coloro che hanno effettuato un primo stint molto lungo, potendo così effettuare il proprio pit stop durante il periodo di safety car, aspetto che gli ha fatto guadagnare non solo la posizione sulla Ferrari di Charles Leclerc, ma anche sull'Alpine di Pierre Gasly, il quale si era fermato solamente pochi giri prima. Albon si è così ritrovato in nona posizione su gomme soft, con l'obiettivo di superare la rossa di Carlos Sainz, il quale si era invece preso il rischio di rimanere su pneumatici hard fino alla bandiera a scacchi. L'anglo thailandese è poi riuscito a sopravanzare lo spagnolo e a resistere alla pressione di Leclerc alle sue spalle, arrivando così in ottava posizione. Un risultato importante soprattutto per la Williams, che è così salita al settimo posto nella classifica costruttori, non solo davanti all'Alfa Tauri, ma anche ad Alfa Romeo e Haas. Presentarsi a Silverstone, pista nota per la grande quantità e qualità di curve veloci, con una nuova ala anteriore pensata soprattutto per migliorare le prestazioni nelle curve lente, è quantomeno singolare, ma Mercedes nel corso di questa stagione ha già regalato mosse di questo tipo. Lo ha fatto a Monaco, introducendo un pacchetto di novità talmente consistente da indurre tutti a pensare a una monoposto, la W14, divenuta una vera e propria versione B di quella che aveva corso sino a quel momento. E si sa, il tracciato cittadino del Principato non è affatto il miglior teatro per introdurre e provare novità, se non dedicate in modo specifico a quella pista. Eppure i dati raccolti a Monte Carlo hanno aiutato Mercedes ad arrivare pronta a Barcellona. Il team di Bradley ha ripetuto una mossa simile proprio a Silverstone, con il debutto dell'ala anteriore ad effetto outwash. Silverstone, come detto, non è certo la miglior pista per avere riscontri certi da un'ala pensata per migliorare nelle curve lente. Anzi, può sembrare persino paradossale, eppure a Bradley sono convinti di aver già visto passi in avanti. Ad affermarlo, dopo il fine settimana di gara in Gran Bretagna, è stato James Allison, direttore tecnico del team della Stella a tre punte. L'ex ingegnere della Ferrari è stato cauto nel commentare i risultati dati dalla nuova appendice, ma ha anche lasciato trasparire una certa fiducia nel nuovo elemento. La Formula 1 nel corso del weekend della prossima settimana farà tappa a Budapest per disputare il Gran Premio di Ungheria. Sarà proprio la prossima pista a dare segnali più indicativi alla Mercedes, ma come detto i primi segnali sono stati incoraggianti. Nelle ultime settimane alcuni produttori di motori hanno indicato come le regole dovrebbero essere riviste finché sia ancora in tempo, con particolare riferimento all'attuale equilibrio 50-50 tra motore a combustione e parte elettrica. Chris Horner ha parlato in modo particolare a nome della Red Bull Powertrains, sostenendo che i piloti dovranno cambiare il rettilineo e che i team dovranno costruire vetture Frankenstein. Fred Vasseur della Ferrari invece ha dichiarato che la scuderia di Maranello è aperta alla discussione sulle modifiche, aggiungendo che un cambiamento del 5% nella ripartizione elettrica potrebbe fare una grande differenza. Insiste inoltre sul fatto che sono necessarie maggiori informazioni sui regolamenti del telaio prima di prendere qualsiasi decisione. Tuttavia, Schaffner ha spiegato che la Renault è soddisfatta delle regole originariamente concordate ed ha minimizzato il riferimento di Horner alle auto Frankenstein. Non siamo ancora arrivati a questo punto, ha detto. Non l'abbiamo ancora stabilito. Spero che non si tratti di un pacchetto Frankenstein. Horner ha suggerito che la Red Bull è più preoccupata per il 2026 rispetto ad alcuni rivali, perché l'azienda è più avanti nello sviluppo e ha quindi scoperto prima le insidie. Schaffner è scettico sull'affermazione che la Red Bull sia più all'avanguardia, pur riconoscendo che è impossibile sapere fino a che punto gli altri siano arrivati con la loro ricerca e sviluppo. Grazie per la vostra attenzione, non scordatevi di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!